È la prima ripresa. Amici sportivi e appassionati di box, buonasera. Le immagini di Pascal Simioli vi portano alla tenuta dei piani di Ostia Antica, dove torna la grande box del litorale. La New Box Ostia del maestro Emiliano Rotondi ha organizzato il primo Memorial Emiliano De Tillo, una riunione mista con 9 combattimenti, 8 fra dilettanti e uno invece fra professionisti. Serata in ricordo di Emiliano De Tillo, scomparso prematuramente qualche settimana fa all'età di 43 anni, grande sportivo, persona impegnata anche dal punto di vista sociale con le sue battaglie per le case popolari e soprattutto con la sua attività nelle case di accoglienza con i ragazzi in condizioni di emergenza. 8 incontri, 4 dei quali vedranno un confronto interregionale tra Lazio ed Abruzzo. Questo è il primo match di questa serata, sono pugili della categoria junior 52 kg, in completo rosso Armando Scotto della Imperium Box, in completo blu invece Daniele Milita della Fight Box. 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Prova a partire col sinistro Milita, va a vuoto Scotto. Prova ad attaccare il pugile della Fight Box, esce dall'angolo però Scotto, prova a partire lui per primo. 1-2 di Milita che non va però a bersaglio, va entra dentro invece per 2 volte l'azione di attacco di Armando Scotto che conclude in crescendo questa ripresa, prova a mulinare le braccia adesso Milita per cercarlo di allontanare, finisce il primo round. Seconda ripresa. Inizia il secondo round fra Scotto e Milita. Parte per primo stavolta Milita. Prova ad entrare nella guardia dell'avversario. Il pugile dell'Imperium riesce a far breccia nella guardia di Milita. Ancora Scotto che prova a prendere le misure dell'avversario, tocca con il sinistro, la replica di Milita. L'arbitro alza il caschetto a Scotto, il destro di Milita chiude le braccia a difesa del viso, poi Armando Scotto, ancora il destro di Milita. Il destro di Scotto, invitato dall'angolo Scotto a mettere dentro i colpi, subisce adesso il sinistro da parte dell'avversario. L'arbitro dà lo stop dicendo a Scotto di tenere la spalla più alta nelle sue azioni di attacco. Adesso l'1-2 di Milita va ancora dentro, sotto e sopra il pugile della Fight Box. Scotto intelligentemente lega per cercare di smorzare il ritmo all'avversario. Invitato a partire col destro, Scotto non trova però la corsia. Il sinistro sotto da parte di Milita. Il pugile della Fight Box ha preso fiducia nei propri mezzi e sta tenendo a debita distanza l'avversario, adesso va a vuoto col gancio sinistro. L'1-2 e la fine della seconda ripresa. La Iniziano gli terza ed ultimi ultima 120 ripresa. secondi di fatica per Daniele Milita e Armando Scotto. L'arbitro dice al pugile della Fight Box di tenere la testa più alta. Parte per primo, la replica però di Scotto, grande intensità in questo round finale. Di nuovo centro ring, Daniele Milita prova a partire lui per primo, poi abbassa un po' troppo la testa però Scotto nell'azione di attacco. Il sinistro di Scotto abbassa però un po' troppo la testa, ancora nuovamente l'arbitro è lì, pronto quasi ad intervenire. Daniele Milita scarica una serie di colpi, va a vuoto col gancio sinistro Scotto. Ancora Milita,
hanno dato tutto, respirano entrambi a bocca aperta. L'1-2 di Milita, si allontana poi il pugile della fight box per non diventare bersaglio dell'avversario, prova ad accorciare la distanza Scotto, ancora il destro di Milita, saltella Scotto, manda a vuoto l'avversario, però l'arbitro in questo momento gli ha detto di tenere la testa alta. Il destro di Scotto, adesso la replica sempre col destro di Milita. Sono un po' più lenti rispetto alle riprese precedenti, ma hanno dato tantissimo. Ha provato adesso Scotto anche con il montante destro, gancio sinistro del pugile della Imperium Box. Accorcia la distanza poi Milita, parte con il sinistro, va a vuoto col destro perché si abbassa bene Scotto. Ultimi 10 secondi del match, prova col sinistro sotto, va a vuoto col gancio sinistro il pugile della Fight Box. Stremati, gli ultimi colpi, finisce il combattimento. Incontro ai punti. E siamo al verdetto con la vittoria assegnata a Daniele Milita. Ovviamente un grande applauso. E il secondo match di questo Memorial De Tillo vede sul ring il primo dei quattro combattimenti di questo confronto Lazio-Abruzzo. In completo rosso per la New Box Ostia c'è Thomas Tomaselli, il suo avversario invece riconoscibile per i calzoncini bianchi e la maglietta blu è Michele Di Bari della Majestic Box. Si tratta di pugili al limite dei 63 kg, categoria junior. Anche per loro quindi 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Lega adesso Di Bari. Tomaselli 1-2. Ancora l'azione offensiva del pugile di Emiliano Rotondi, assistito all'angolo da Agostino Avanzato. Ancora l'1-2 di Tomaselli. Il sinistro singolo. Tiene la guardia chiusa Di Bari. Adesso avanza chiudendo i guantoni a protezione del viso Tomaselli, più filiforme rispetto all'avversario, lavora sopra e sotto adesso Tomaselli, ancora tutto col sinistro, due sopra e uno sotto, ancora contato però Michele Di Bari, occhio lucido comunque, guantoni, e finisce il combattimento prima del limite. L'arbitro ha ritenuto non opportuno far proseguire l'incontro a Michele Di Bari, che aveva lo sguardo abbastanza tranquillo. Evidentemente l'arbitro deve aver ravvisato in lui qualcosa che non lo ha convinto e che lo ha indotto a concludere il match prima del limite. E c'è il verdetto ufficiale, che però è già noto. Prima ripresa. Incontro concluso. L'angolo prima rosso del limite. Thomas, la prima ripresa. E la vittoria per Thomas Tomaselli. Ed inizia il terzo combattimento di questa serata, Memorial Emiliano De Tillo, organizzato dalla New Box Ostia del maestro Emiliano Rotondi. È il secondo incontro di questo confronto Lazio-Abruzzo. Sul quadrato ci sono Sandro Marino della Majestic Box, riconoscibile per i calzoncini bianchi e la maglietta azzurra, completo rosso invece per Andrea Capitani della Silicella Box. Sono due pugili, anche loro della categoria junior, al limite dei 60 kg, quindi anche per loro 3 riprese da 2 minuti ciascuna. L'arbitro Volpin dice a Marino di non colpire con l'interno del guantone, il pugile abruzzese chiede scusa, va a vuoto adesso con il destro, si abbassa però Capitani, il sinistro di Marino.
entra bene adesso per due volte il pugile della Siricella box con il sinistro. Ancora il sinistro di Capitani. Il destro di Capitani alle corde. Marino che poi intelligentemente lega. Parte un destro di Capitani che ha sorpreso Marino, il quale sembrava essersi quasi fermato, ha guardato l'arbitro allargando le braccia, ma l'arbitro ha risposto con un'occhiata come dire stai combattendo e quindi si deve continuare. Prova con il destro, adesso Marino, il montante destro del pugile abruzzese. Due ganci larghi da parte di Capitani. Ancora con il destro il pugile della Siricella box, poi ancora Marino che alza le braccia all'indirizzo dell'arbitro come dire mi ha colpito mentre ero fermo, e finisce il primo round. Inizia il secondo round. È la seconda ripresa. Marino prova col sinistro sotto. Capitani, l'1-2, la replica di Marino. Ancora la scarica del pugile della Siricella box, poi la replica buona con questo destro diretto di Marino. Il combattimento si vivacizza ulteriormente rispetto a quanto già visto nel primo round. Chiamato a portare le combinazioni dall'angolo Andrea Capitani. Il sinistro di Capitani. Lega adesso Marino, ancora Capitani che subisce il sinistro da parte dell'avversario, guarda in maniera sconsolata l'arbitro, si concede qualche secondo di pausa di troppo quando c'è l'intervento dell'arbitro e il pugile della Siricella box ne approfitta immediatamente per andare a bersaglio. Adesso c'è un richiamo da parte di Volpin a Sandro Marino, richiamo ufficiale, e si riprende a combattere. Parte subito Capitani e viene contato adesso Marino, non è un momento favorevole per lui, prima un richiamo, adesso un conteggio, guarda verso l'angolo, mantiene in alta la concentrazione Andrea Capitani. E l'angolo getta l'asciugamano e quindi anche questo incontro finisce prima del limite, la vittoria verrà quindi assegnata adesso in maniera ufficiale, proclamata dallo speaker della serata Valerio Lamanna ad Andrea Capitani. I due pugili pronti per la proclamazione ufficiale effettuata da Valerio Lamanna. La seconda ripresa all'angolo rosso, Andrea Capitani. Per Andrea Capitani. Scrivere una canzone d'amore, ma è lezione da canas per 24 ore. Inizia il quarto match della serata. Sul quadrato Tommaso è la prima Viscola ripresa della New Box, in completo rosso, completo blu invece per Fabio Gagliani della pugilistica di Giovanni, ed è il terzo incontro di questo confronto Lazio-Abruzzo che Lazio sta vincendo, e adesso un colpo pesante di Niscola che ha fatto vacillare Gagliani, il quale ha piegato le ginocchia, sta per perdere l'equilibrio, poi però si è prontamente rimesso in asse. Prova a replicare ma Niscola è concentratissimo, determinato, sta attaccando, spinto dal maestro Emiliano Rotondi che sonoramente lo incita dall'angolo. Ancora l'azione offensiva di Niscola. Prova a mulinare le braccia e va anche a segno con il sinistro adesso Gagliani. Adesso il pugile da New Box prova a prendere l'iniziativa, si mette al centro del quadrato, fa partire prima il sinistro e poi il destro, poi lega l'avversario, prova con il sinistro, jab sinistro ad entrare nella guardia dell'avversario, chiamato a portare dal maestro la combinazione a tre colpi, si chiude bene però nella sua guardia Gagliani. Il gancio sinistro
il break adesso dell'arbitro portoghese. Guardia molto alta da parte di Gagliani, prova con il sinistro. Adesso l'azione del pugile abruzzese con Niscola che se ne va vicino alle corde. Adesso ha fatto male anche sotto probabilmente il pugile abruzzese. In maniera spavalda abbassa la guardia, apre la guardia quasi a voler invitare Niscola ad attaccare. Deve mantenere alta la concentrazione il pugile di Ostia. Buona adesso la combinazione con tre colpi, è andato con due volte a bersaglio. Ancora la serie al volto dell'avversario da parte di Tommaso Niscola. Ha superato quel piccolo momento di impasse. Attenzione al sinistro di Gagliani però, eh. Ancora il break da parte dell'arbitro. La combinazione doppia del pugile abruzzese, Gagliani. Molto ordinato, subisce il sinistro da parte di Niscola. Pulito nella sua azione. Ultimi 10 secondi di questo primo round. Buono il gancio sinistro di Niscola e finisce il primo round. Inizia il secondo round. E la subito seconda in ripresa. Niscola. Il gancio sinistro di Niscola. Adesso la combinazione con i colpi dritti. Sembra aver trovato il sentiero giusto per il combattimento Tommaso Niscola. Mette all'angolo l'avversario che adesso è un po' in difficoltà, ne esce però prontamente. Ancora un destro di Niscola, adesso prova a disturbare l'avversario con colpi al bersaglio grosso. Aspetta il momento giusto per partire, lo fa adesso. Lega poi l'avversario per non aprire sentieri utili ai colpi di Tommaso Niscola. Il sinistro di disturbo del pugile di Ostia, ancora il destro, adesso l'azione sotto. Rientra bene con il sinistro l'abruzzese però. Invitato a chiudere maggiormente la guardia sugli attacchi dell'avversario però Tommaso Niscola. Adesso l'abruzzese lega evidentemente per spezzare il ritmo al pugile di Ostia. Combattimento in questo momento frammentario con Fabio Gagliani che si è girato per guardare l'angolo e cercare evidentemente qualche suggerimento utile per proseguire in maniera efficace il combattimento. Ha provato adesso con il gancio sinistro, ci prova ancora Niscola e l'arbitro interviene per contare il pugile in casacca blu. Fabio Gagliani della pugilistica di Giovanni, si può proseguire, dice Portoghesi. C'è lo sportivo gesto dei due che si salutano e per poi riprendono le ostilità. Prova la combinazione Niscola, il destro del pugile di Ostia. Apre un po' la guardia adesso Gagliani, quasi a voler invitare l'avversario ad attaccare. Lo fa puntualmente Niscola con una combinazione a tre. Ancora il destro a bersaglio, però si espone poi alla replica di Gagliani che è andato a segno con un bel destro al volto. Combattimento molto intenso in questa fase. Ancora l'abruzzese colpito al volto. Potrebbe dare continuità all'azione adesso Niscola. Interviene ancora Portoghesi, sembra aver accusato forse un colpo al limite della cintura. Gagliani chiamato adesso a recuperare le energie, colpo al limite della cintura, con entrambi i pugili che adesso guardano gli angoli alla ricerca di suggerimenti. Sguardo deciso da parte di Tommaso Niscola che aspetta il momento della ripresa per ricominciare ad attaccare. Sbatte un po' i piedi per terra e cammina Fabio Gagliani per riprendere con pienamente la sua condizione. Prova ad attaccare Niscola, molto mobile sul tronco Gagliani. Il break ancora di Portoghesi, ultimi secondi di questa seconda ripresa.
parte Niscola e prova una combinazione a tre, interrotta dal gong che pone fine a questo round. È la terza ed ultima ripresa. Il saluto sportivo che prelude a questo inizio di terza ripresa, ultimi 180 secondi di combattimento quindi per Tommaso Niscola e Fabio Gagliani. L'azione decisa di Niscola che adesso saltella anche sulle gambe quasi a voler dimostrare freschezza e a dare maggiore efficacia alla sua azione offensiva, va vuoto adesso con il destro. Ancora il sinistro di disturbo, prova a doppiare col destro, non va a bersaglio però, interviene Portoghesi a separare i due. Ancora l'attacco di Niscola. Aspetta il momento giusto per attaccare, apre la guardia poi Gagliani quasi a voler invitare l'avversario ad attaccare. Il sinistro e poi il destro di Niscola, i guantoni dell'avversario non consentono l'efficacia completa di questa combinazione, molto buona però. Ancora il sinistro di Niscola, isolato, ancora prova a doppiare col destro, replica con colpi dritti Gagliani. L'azione con due ganci di Niscola. Guarda l'angolo Gagliani quasi a cercare un consiglio per cercare di chiudere al meglio questa ripresa, abbassa un po' la testa nel corpo a corpo, l'arbitro Portoghesi però è lì a due passi che osserva i due pugili pronto eventualmente ad intervenire, il break arriva in questo momento, ancora l'azione di Niscola, il gancio largo di Niscola, ancora gancio del pugile di Ostia. Gagliani lega ovviamente per cercare di interrompere l'azione offensiva di Niscola, il quale prosegue adesso con due colpi duri che sono andati a bersaglio vicino all'angolo. Gagliani abbassa addirittura la testa, ma proprio perché Niscola lo aveva tirato giù con le braccia. Adesso ancora Niscola, il destro poi di disturbo di Gagliani. Gagliani invitato dall'angolo a colpire sopra e sotto, si sente adesso la stanchezza su entrambi i fronti. L'1-2 di Niscola, schiva col tronco, poi rientra. Ancora Niscola con Gagliani che si gira e viene richiamato dall'arbitro, ultimi 10 secondi della ripresa e del combattimento. Prova a mulinare le braccia Gagliani, finisce in questo momento il match. Ed è la fine dell'incontro, una contro ai punti. Ed ecco il l'angolo rosso, con la Tommaso vittoria assegnata Niscola. Ai punti a Tommaso Niscola. Ora non servono le repliche, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, non posso fallire. E non ti sento più da settimane. E ognuno è andato per la propria strada. E allora dimmi cosa mi rimane. Sappiamo entrambi quanto abbiamo dato, ma tutto c'è passato. La serata è la prima prosegue ripresa. Con il quinto incontro, quarto di questo confronto Lazio-Abruzzo, che è ormai in favore della formazione laziale per 3-0. Sul quadrato ci sono Emanuele Brancaccio della New Box Ostia in completo rosso, completo blu invece per Andrea Cascini della Ivanco Box. Sono due pugili categoria junior, si torna quindi alle tre riprese da due minuti ciascuna. Guardia destra Brancaccio. Parte adesso col sinistro. Tiene a debita a distanza l'avversario, sono due pugili al limite dei 70 kg. Molto concentrato Brancaccio, parte con la combinazione con colpi dritti cercando di sorprendere l'avversario che si appoggia poi alle corde, interviene l'arbitro per separare i due. Aspetta il momento giusto per partire Brancaccio. Parte con il sinistro,
due volte col sinistro, poi doppia con il destro, indietreggia bene con il tronco, poi il pugile di Ostia ad arginare la controffensiva del pugile abruzzese. Cerca di accorciare la distanza adesso, prova con il jab destro. Invitato dal maestro Rotondi ad attaccare, va a segno con il sinistro al volto dell'avversario, chiamato poi a doppiare la combinazione. L'1-2 del pugile abruzzese, punto nell'orgoglio, poi brancaccio. Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa. Prova ad attaccare ancora, subisce poi il gancio destro dell'avversario e su questo sinistro di Brancaccio termina il primo round. Inizia il secondo round. È la seconda ripresa. Vediamo quali effetti avranno i consigli degli angoli. Parte subito forte Brancaccio, poi riconquista il centro del quadrato per evitare la replica di Cascini. Ancora il sinistro di Brancaccio, pesante, cerca di accorciare la distanza. L'1-2 in replica però di Andrea Cascini. Adesso la doppia combinazione col sinistro sopra e sotto, e adesso il gancio destro di Emanuele Brancaccio, anticipato dall'avversario in questo frangente. Brancaccio si arrabbia un po', il maestro Rotondi all'angolo. Adesso la combinazione del pugile di Ostia con i guantoni di Cascini ermeticamente chiusi per non consentire ai colpi di Brancaccio di andare a bersaglio. Adesso il pugile della New Box però ha centrato per due volte l'avversario, ha fatto breccia nella guardia dell'avversario. Ancora un buon sinistro da parte di Brancaccio, rimane fermo all'angolo poi Cascini, che riconquista adesso il centro del quadrato. Attacca Brancaccio. Cascini dice all'arbitro, meglio dice a Cascini, di non abbassare la testa dell'avversario quando Brancaccio attacca. Il sinistro fra i due guantoni dell'avversario, prova adesso l'azione di disturbo con un gancio destro e con dei colpi dritti direttamente sui guantoni dell'avversario. Buona la reazione però di Cascini a questo, queste braccia lunghe e veloci che riescono immediatamente ad accorciare la distanza e a cercare di disturbare gli attacchi dell'avversario. L'1-2 di Brancaccio, insegue l'avversario, il pugile di Ostia, vicino alle corde adesso, è il gong conclusivo di questa seconda ripresa. Inizia il terzo ed ultimo round per Emanuele Brancaccio ed Andrea Cascini. Il sinistro di Brancaccio avanza cercando di accorciare la distanza, ancora un colpo pesante adesso di Cascini. Prova a far breccia nella guardia dell'avversario Brancaccio, guarda deciso Cascini, riparte ancora con questo sinistro che si infrange sui guantoni del pugile abruzzese, alza il braccio a cercare l'intervento dell'avversario. Brancaccio con l'arbitro che gli dice che nella sua azione difensiva però non deve buttarsi addosso all'avversario. Combatte quasi a scatto Cascini, indietreggia rispetto al sinistro che stava per arrivare da parte di Emanuele Brancaccio. Adesso ancora un colpo di Brancaccio, dovrebbe essere forse più veloce nelle combinazioni, crederci un po' di più. Ancora l'azione continua di Brancaccio, si ferma però e rientra al centro del quadrato. È vero che bisogna stare attenti a questo Cascini, però magari un po' più di continuità potrebbe finalizzare meglio l'azione di attacco. Invitato anche a colpire sotto Brancaccio, parte deciso con il sinistro il pugile di Ostia, perde un po' l'equilibrio e poi si lega, si abbraccia l'avversario per non dargli vantaggi di alcun genere.
Finisce il combattimento, aspettiamo adesso quello che sarà il verdetto. Siamo al verdetto, vince ecco questo verdetto incontro ai punti con la vittoria. L'angolo rosso assegnata Emanuele, Emanuele Brancaccio. E ricordiamo a tutti che siamo in diretta sul canale Sky 814 e in diretta sulla piattaforma web FL Sport, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Play Store. E questo è primo memorial ripresa. Emiliano De Tillo continua, archiviata la contesa tra Lazio ed Abruzzo terminata per 4-0 in favore della formazione laziale. Sul ring per questo sesto incontro dilettantistico ci sono Cristian Lomanto della Sperandio Box in completa tenuta rossa, calzoncini neri e maglietta azzurra invece per Mario Musa della Fight Club. Sono pugili al limite dei 60 kg. Memorial Emiliano De Tillo, dicevamo, questo giovane che è scomparso qualche settimana fa, stroncato purtroppo da un male incurabile, molto impegnato, molto conosciuto ad Ostia per il suo impegno sociale, sia per quel che riguarda le battaglie per le condizioni delle case popolari in cui abitava, sia soprattutto per il suo lavoro che lo portava appunto a vivere in una casa di accoglienza, a lavorare in una casa di accoglienza dove vivevano appunto dei giovani a cui prestava con tanto impegno e tanta dedizione la sua assistenza. Quattro figli, due dei quali anche pugili, si tratta di Alessio e Daniel. Alessio De Tillo con 40 match e Daniel con 6 combattimenti, e che ovviamente sono stati vicini insieme alla moglie e agli altri due figli al papà fino all'ultimo momento. Emiliano Rotondi, maestro della palestra New Box che appunto Emiliano De Tillo frequentava, ha voluto ricordarlo con questo memorial che, ricordiamo, prevede 8 combattimenti dilettantistici e quello che vediamo è il sesto, e l'incontro professionistico fra Cristian Malvitano e Jacopo Fazzino che concluderà la serata. Intanto sta per andare in archivio questa prima ripresa. Inizia il secondo round fra Cristian Lomanto, tenuta rossa, e Mario Musa, calzoncini neri e maglietta azzurra. Inizio veemente di entrambi, leggermente più alto Musa, accorcia subito la distanza, però Lomanto, adesso invitato dall'arbitro Giorgio Volpin a non buttarsi sull'avversario nella sua veemenza offensiva. Entra adesso a bersaglio Lomanto, la replica di Musa. L'azione veloce da parte di entrambi, prova anche con il montante destro ma si espone al destro dell'avversario. Poi Lomanto, ancora l'azione offensiva del pugile della Sperandio Box che cerca di finalizzare i colpi. Ancora con il gancio destro Cristian Lomanto. Rimane un po' fermo Musa di fronte ai colpi di Lomanto, è entrato però adesso con un destro che ha fatto vacillare il viso del pugile della Sperandio Box. Combattimento molto duro, pugili veloci ma anche efficaci nella loro finalizzazione offensiva. Prova con il destro a distanza ravvicinata Lomanto, si chiude vicino alle corde, adesso l'arbitro chiama il medico perché probabilmente un colpo deve aver aperto una ferita sul viso di Mario Musa della Fight Club. L'arbitro è lì vicino al medico che sta consultando proprio per vedere quali siano le condizioni di Mario Musa. Adesso dà anche un'occhiata all'angolo, anche i secondi di Musa vanno
vicino al medico per rendersi conto di quelle che possano essere le condizioni. Evidentemente non è qualcosa di lineare e facile, perché altrimenti, come è accaduto in altri frangenti precedenti, si sarebbe risolto. Però adesso Musa sembra essere pronto nuovamente per boxare. Riparte fortissimo adesso Lomanto, cercando di sfruttare questo momento. Scivola anche nell'azione offensiva il break da parte dell'arbitro, che però dice al pugile della Sperandio Box di non colpire con l'interno dei guantoni. Altrettanto fa con Mario Musa. Il destro di Lomanto e finisce su questo intervento dell'arbitro il secondo round. È la terza ed ultima ripresa. La terza ed ultima ripresa fra Mario Musa e Cristian Lomanto. Simulano quasi l'azione d'attacco, entrambi aspettano il momento giusto. Parte per primo il pugile della Sperandio Box, si getta letteralmente addosso all'avversario, e infatti l'arbitro chiama il break, e ci sarà probabilmente un richiamo ufficiale per Lomanto. Era stato avvertito prima. Ovviamente l'angolo del pugile della Sperandio Box ha avuto qualcosa a che ridire. Adesso il destro, perde il paradenti Musa e l'arbitro interviene prontamente a contare il pugile della Fight Box. Tra l'altro nell'oscurità si è perso anche fuori dal ring il paradenti, e quindi adesso bisognerà recuperarlo. Il pugile però viene portato nuovamente dal medico per un consulto, per vedere quali siano le sue condizioni. Combattimento molto intenso, molto duro. E l'arbitro dice che non si può proseguire. Vince quindi prima del limite Cristian Lomanto, che adesso va a raccogliere l'esultanza del maestro all'angolo. Aspettiamo comunque la proclamazione ufficiale del verdetto. Vince. E tutto è pronto questo per il incontro verdetto, per Referee Stop contest injury ad 1 minuto e 2 secondi con la vittoria della terza ufficiale ripresa per l'angolo rosso, Cristian Lomanto. E il programma è la prima ripresa, volge al termine il penultimo degli 8 match in programma. Si passa alla categoria Youth, quindi 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Sul quadrato ci sono Diego De Santis della Box Trastevere in completa tenuta rossa, in blu invece Matteo Di Gianberardino della Siricella Box. De Santis cede qualche centimetro all'avversario, ma vediamo che in velocità accorcia subito la distanza e si porta in attacco. Di Gianberardino approfitta adesso del maggiore allungo e tiene a bada l'avversario, lo ha messo vicino alle corde, chiude la guardia e poi esce bene per una bella combinazione. Però De Santis, che in maniera molto agile e molto veloce con le gambe riconquista il centro del quadrato, poi si appoggia nuovamente alle corde, il destro di Gianberardino. Chiude la guardia De Santis, subisce i colpi dell'avversario, esce bene prima con un destro e poi con un sinistro. Ancora la combinazione di Gianberardino, combattimento intensissimo già da questi primi minuti. Non osiamo pensare cosa succederà nelle riprese successive. Prova anche il montante De Santis, bello anche vedersi il match con combinazioni da una parte e dall'altra. Grande velocità sulle gambe, la combinazione e la replica di De Santis. Colpisce e si muove bene il pugile della Siricella Box, altrettanto fa De Santis. Il destro sotto di Gianberardino,
ancora il pugile della Sicilia Box che ha preso l'iniziativa, ma vedete De Santis ribatte colpo su colpo. Ancora di Gian Berardino, mette all'angolo l'avversario, chiuso nella guardia De Santis, sfugge e poi piazza un bel destro. Ancora colpi sopra e sotto di Gian Berardino, in col montante a distanza ravvicinata, si espone adesso alla reazione di Diego De Santis. Sono due fighter, vedete, subiscono e poi ripartono nell'azione offensiva. De Santis per nulla intimorito dai centimetri che cede in statura e quindi in allungo all'avversario, vedete con grande coraggio, ganci destri. Adesso colpi sotto da parte di Gian Berardino che prova anche con il montante destro, il diretto destro. Ancora destro al bersaglio grosso da parte di Gian Berardino. La replica di De Santis, si è aperto un po' troppo nella azione offensiva. Ancora di Gian Berardino che prova a fiaccare la resistenza dell'avversario. Il destro di De Santis chiude questo primo round. Inizia il secondo round di questo intensissimo combattimento. Riparte di Gian Berardino. Ancora l'azione di Gian Berardino, sfugge però al suo attacco Diego De Santis, chiude la guardia in maniera ermetica, pronto lì a ripartire. Lo fa in questo momento il montante destro. Il destro, poi il gancio sinistro, ancora la combinazione di De Santis, la replica di Gian Berardino, gran combattimento, grande match. Il sinistro pesante e poi il montante destro da parte di Mattia di Gian Berardino. Ancora l'azione del pugile della Sicilia Box. Il destro di De Santis. Chiude la guardia De Santis, eccolo lì, pronto a replicare. Il destro di De Santis. Colpi sopra e sotto di Matteo di Gian Berardino. Combattimento durissimo. Stanno spendendo tanto entrambi i pugili. Chiude la guardia in maniera ermetica De Santis, la apre per dare uno sguardo e provare a ripartire, capisce che non è il momento, lo fa adesso, buono il sinistro, ancora il destro di De Santis, continua però l'azione incessante di Gian Berardino, insegue letteralmente l'avversario, la replica di De Santis che non si fa attendere. Sembra leggermente stanco adesso il pugile della box Trastevere. Subisce l'azione d'attacco all'angolo. Riparte però sempre con la solita combinazione di destro e sinistro. Evidentemente era soltanto un momento di appannamento di Gian Berardino. Continua con l'azione incessante e sembra veramente un match lì. Invitato a tenere la testa alta di Gian Berardino. Forse fa letteralmente barcollare De Santis vicino all'angolo, che però vedete si chiude per prendere questi colpi e poi trovare il momento giusto per ripartire. Attenzione, ha scoperto un po' troppo il volto dove è arrivato per due volte il pugile della Sicilia Box. La replica tutta d'orgoglio però adesso di De Santis, con Portoghesi che dice a Di Gian Berardino di tenere alta la testa. Apre il destro De Santis, interviene il gong e inizia la terza e l'ultima ripresa. Con i due pugili sportivamente si sono salutati, questo è il bello del pugilato, perché effettivamente da quello che si vede sul ring se non si stanno risparmiando, però chiaramente una cosa è il confronto sportivo e un'altra invece quello personale umano. Piantato lì De Santis a subire i colpi di Gian Berardino per poi ripartire come immediatamente puntualmente ha fatto. Si allontana adesso De Santis, di Gian Berardino lo cerca, il destro, ancora il destro sotto. Chiude i guantoni il pugile della box Trastevere.
l'azione di De Santis, che schiva anche bene col tronco, non si fa trovare nella controffensiva di Gianberardino. Il montante del pugile della Siricella box, il destro di Gianberardino, ancora l'azione col destro del pugile della Siricella box, prova a doppiare anche con il sinistro, chiude immediatamente la guardia poi De Santis per limitare i danni. È lì che adesso esce dal ring, dal quadrato, scusate, dall'angolo, si mette sul centro del quadrato. Lo costringe di nuovo alle corde però Matteo Di Gianberardino. Eccolo lì De Santis, perché parte subito con la sua replica. Cliché già visto anche nelle due riprese precedenti. Il pugile della Sicilian Box lì ad attaccare e De Santis chiuso lì come un fighter, pronto a replicare. La combinazione di De Santis, sottolineata anche dagli applausi e dagli incitamenti dell'angolo. Di Gianberardino però prosegue come un carro armato nella sua serie di colpi, sopra e sotto, il destro. La replica di De Santis, si inserisce il destro di Gianberardino. Ancora la combinazione, i guantoni dell'avversario arginano l'azione offensiva del pugile in casacca azzurra. La replica adesso di De Santis ripropone l'azione offensiva di Gianberardino, anche un montante a distanza ravvicinata che scrolla la testa di De Santis, il quale però è pronto a replicare e a far vedere che ancora c'è e c'è sempre, come è stato fino a questo momento del combattimento. Chiamati entrambi agli ultimi 10 secondi di combattimento. L'azione offensiva di Gianberardino piazza l'ultimo destro. Ed è la fine dell'incontro. De Santis, i saluti con gli angoli e adesso l'attesa per il verdetto di Valerio Lamanna. Grande attesa adesso per il verdetto. Valerio Lamanna sale sul ring. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti con la l'angolo blu, Matteo Di Gianberardino. Assegnata a Matteo Di Gianberardino. È la prima ripresa. Siamo al lato conclusivo del programma dilettantistico di questo primo Memorial Emiliano De Tillo. Sul quadrato per l'Imperium Boxing, tenuta rossa, Lorenzo Tofani, il suo avversario è Manuel Gaetani, della marca Aurelio Box, riconoscibile per il completo azzurro. Pugili Utah al limite dei 60 kg, tre riprese da 2 minuti ciascuna. E dopo questo match ci sarà il main event della serata, quindi l'incontro professionistico fra Cristian Malvitano e Jacopo Fazzino, combattimento professionistico. Ancora fasi accademiche di studio in questo primo round. Tofani leggermente più alto forse rispetto all'avversario. Gaetani adesso si fa sotto, il break da parte dell'arbitro. Attacco di Gaetani, 1-2. La replica di Tofani. Saltellano entrambi, prova a partire Tofani. Ancora il jab sinistro di Tofani a cercare di aprire la guardia dell'avversario. Prova adesso con colpi sotto al limite della cintura. Gaetani molto vigile. Due volte con il jab sinistro Tofani. Doppia la combinazione. Thank you.
azione di Gaetani. Combattimento pulito, l'arbitro non è dovuto fino a questo momento intervenire. Il sinistro di Tofani. Il destro adesso di Gaetani che cerca di dare consistenza alla sua azione. Il break dell'arbitro. Con Tofani che lamenta di essere stato colpito sulla nuca e l'arbitro che rimprovera verbalmente Gaetani per aver colpito con l'interno del guantone. 10 secondi alla fine di questo primo round. Prova a partire con il destro adesso Tofani. Il break dell'arbitro che coincide con la fine di questa prima ripresa. Inizia la seconda ripresa. Comincia subito Tofani. Da più velocità all'azione adesso rispetto al round precedente, il pugile della Imperium Box. Mobile anche Gaetani. Il sinistro di Tofani. Sinistro e destro, poi prova sotto il pugile della Imperium Box al limite della cintura. L'arbitro interviene subito, ha subito accusato questo colpo al limite. Manuel Gaetani ci sta cercando adesso di recuperare, sbattendo i piedi per terra. Rassicura l'arbitro che si può riprendere. Il gesto sportivo di scuse da parte di Tofani a Manuel Gaetani. Il break dell'arbitro che dice a Gaetani di non spingere e di non gettarsi addosso all'avversario. Abbassa il tronco poi Gaetani, saltella, cerca di accorciare la distanza, è più filiforme e meno alto rispetto all'avversario, quindi fa più fatica. Adesso prova a metterla sul piano della mobilità, intanto continua a mulinare colpi Lorenzo Tofani. La replica adesso di Gaetani, attacca molto bene con colpi veloci, ganci diretti da parte di Gaetani, il destro in uscita di Tofani. Il gancio destro largo di Gaetani. Sinistro di Gaetani sui guantoni dell'avversario. Prova a replicare con la jab sinistro Tofani. Si ferma, aspetta il momento per partire. Parte adesso con il destro. Si infrange nella guardia dell'avversario, raddoppia la combinazione. L'1-2 adesso di Manuel Gaetani, prende decisamente l'iniziativa, lega intelligentemente poi Tofani che riparte con questo gancio destro largo. Saltella il pugile della Marco Aurelio Box per non diventare bersaglio di Tofani e poi prova a rientrare con un sinistro. Aspetta il momento per partire Gaetani, il destro sotto, ancora il sinistro sopra, anche il montante. La combinazione abbassa leggermente la testa nell'azione offensiva, due volte col destro al bersaglio grosso, poi Tofani colpito adesso con il destro, il pugile dell'Imperium Box scarica gli ultimi colpi e finisce in questo momento il round. Inizia la terza ed ultima ripresa. È la terza ed ultima ripresa. Manuel Gaetani e Lorenzo Tofani. A partire per primo è Tofani. Gaetani gli gira intorno. L'angolo dell'Imperium Box dice a Tofani di proseguire nell'azione offensiva, di non lasciare momenti liberi per la replica di
Gaetani, intanto c'è un richiamo verbale per Tofani che ha colpito con l'interno del guantone. Manuel Gaetani invitato a stringere il paradenti. Prova il bersaglio grosso Tofani. Il sinistro di Tofani. Prova a doppiare con il destro ma non arriva a bersaglio. Il destro sotto di Gaetani. 1-2 di Tofani. La replica di Gaetani, ganci larghi a vuoto da parte di Tofani. Due colpi al bersaglio grosso per il pugile dell'Imperium Box. Il destro di Tofani. Il break da parte dell'arbitro che separa i due. Gancio destro a vuoto per Lorenzo Tofani. Ancora l'azione offensiva adesso di Manuel Gaetani che mette vicino alle corde, quasi all'angolo, Tofani, il quale si difende con intelligenza e con costanza. E l'angolo infatti gli dice di riconquistare il centro del quadrato, quindi di non rimanere bloccato lì all'angolo. L'azione offensiva di Lorenzo Tofani va vuoto con il sinistro, ancora un break da parte dell'arbitro. Gaetani saltella, cerca di accorciare la distanza, cerca il tempo per partire, parte però Tofani con un destro che non va al bersaglio. 1-2 sui guantoni dell'avversario da parte del pugile della Imperium Box. Gaetani prova ad accorciare la distanza con questo colpo dritto, arriva quasi al volto dell'avversario con grande velocità, fatica ovviamente per conquistare quei centimetri di differenza che ha rispetto all'avversario. Sta combattendo con grande temperamento, il destro sotto, la replica immediata di Lorenzo Tofani. Ultimi 10 secondi della ripresa e del match. La combinazione. Ancora l'invito dell'arbitro a non trattenere l'avversario, ma non c'è tempo per proseguire. Finisce il combattimento. Fine dell'incontro. Aspettiamo che adesso il verdetto venga proclamato dallo speaker ufficiale della serata, Valerio Lamanna. Ed il verdetto è di parità. Ancora un applauso per Manuel Gaetani e per Lorenzo Tofani che ricevono ovviamente una medaglia celebrativa di questo evento. Sempre sensibile alla divulgazione dello sport e della nobile arte pugilistica del litorale laziale. Eccolo qua Alberto Tabì che viene premiato da Emiliano Rotondi. Intanto parte la musica, magari lasciamo spazio alla musica e lasciamo spazio al video emozionale realizzato, bellissimo. Ed da ecco Alberto il momento Frati. Culminante della serata a livello emozionale, la famiglia De Tillo è sul ring per ricordare lo scomparso Emiliano e adesso si sta preparando anche un video che ricorda questa grande persona scomparsa prematuramente qualche settimana fa proprio a causa di un brutto male. I'll think of you every step. Thank you.
Emiliano amava lo sport, amava il pugilato. È stato, avete visto, voi adesso proiettato avete una grande responsabilità questo video al ricordo del grande Emiliano con lo speaker ufficiale della serata, Valerio Lamanna, che sta però ricordando appunto la figura di questo grande uomo, grande sportivo, non muore mai, insieme alla famiglia, ora alla moglie e ai figli. Dovete portare avanti quello che era il suo pensiero, quello che erano le sue idee. Ed è memoria all'Emiliano Tetillo, maestro Emiliano Rotondi, appunto, che era compagno di allenamento, di maestro appunto di Emiliano Tetillo, che sta abbracciando i figli e la moglie di Emiliano, proprio nel ricordo di questa grande persona che anche a livello personale, devo dire, ho avuto modo di conoscere e che è sempre stato un combattente fino agli ultimi secondi della sua vita. Ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te. Prima ripresa. E siamo all'epilogo di questo primo memorial Emiliano Tetillo, dopo il toccante ricordo del ragazzo che è scomparso prematuramente, che frequentava appunto la palestra New Box, ma molto conosciuto anche ad Ostia per il suo impegno sociale. Si arriva al match professionistico che vede sul quadrato in calzoncini bianchi Jacopo Fazzino, in calzoncini neri invece Cristian Malvitano. Fazzino da Roma, Malvitano dalla Dispoli. Sono 8 riprese da 3 minuti ciascuna per questo incontro professionistico organizzato come epilogo di questo primo memorial Emiliano Tetillo. Fazzino, 2 volte col sinistro. Prova l'1-2 Fazzino. Malvitano entra nella guardia dell'avversario. Il sinistro di Malvitano chiude i guantoni, poi Fazzino. Guardia molto attenta da parte del pugile romano. Due volte con il sinistro, una sotto e una sopra, Fazzino. Poi Malvitano lega. Il destro di Malvitano. Il sinistro adesso del pugile di La Dispoli. Due volte col sinistro Malvitano, che poi manovra con il destro. Il sinistro di Fazzino. Gancio sinistro di Malvitano, due volte col sinistro dritto. Ancora colpi dritti da parte di Malvitano. Saltella adesso Jacopo Fazzino, velocità sul sinistro, prova a far partire anche il destro, ci riesce adesso. Chiude la guardia Fazzino. Il sinistro di Malvitano, adesso quello di Fazzino che lo doppia. Lega Malvitano, interviene Volpin. 30 secondi, dai, dai, dai. Azione di Malvitano che frena la demenza di Fazzino. Ancora Fazzino col sinistro e col destro, sfugge dall'angolo all'avversario, interviene Volpin per separare i due e finisce il primo round. Il saluto fra i due, guardia chiusa, è la seconda ripresa di Jacopo Fazzino. Saltella il pugile romano, poi prova la combinazione con l'1-2, chiude la guardia Malvitano. Ancora il sinistro pesante di Fazzino. Doppia la combinazione poi Malvitano. Esce dalle corde Fazzino, riconquista il centro del quadrato, gran dritto destro di
Jacopo Fazzino, che ha trovato la corsia giusta per penetrare nella guardia dell'avversario. Il sinistro di Malvitano, il montante destro a vuoto di Fazzino, che va a bersaglio adesso con il gancio destro. Chiude poi i guantoni a protezione del viso per la controreplica di Malvitano. Adesso Volpin deve faticare anche fisicamente per separare i due. Il match si sta infiammando. Malvitano prova col sinistro. Il destro si chiude, però Fazzino insiste nell'azione offensiva Malvitano in maniera non correttissima, però in questo momento infatti c'è il break di Volpin. Il sinistro e poi il destro al bersaglio grosso da parte di Malvitano. Allarga le braccia ad invocare l'intervento dell'arbitro, poi Jacopo Fazzino. Destro e sinistro da parte del pugile romano, che poi con il destro prova anche al bersaglio grosso. Insiste nell'azione offensiva Fazzino. Malvitano chiude la guardia per cercare di frenare la foga offensiva dell'avversario. Il montante destro a vuoto di Fazzino è una sorta di derby con molti tifosi romani ed altrettanti ladispolaniche. Stanno sostenendo da una parte Jacopo Fazzino, dall'altra Cristian Malvitano. Fazzino cerca di intensificare l'azione offensiva, replica bene Malvitano, abbiamo visto prima un gancio destro. Il destro ancora di Malvitano, testa alta, dice Volpin al pugile di Ladispoli. Malvitano cerca di costringere alle corde l'avversario. Fazzino, una buona combinazione, il gancio destro che è sembrato particolarmente efficace, stimola però la reazione tutta d'orgoglio di Cristian Malvitano. E finisce il secondo round. Inizia la terza ripresa fra Jacopo Fazzino e Cristian Malvitano. Inizia subito Fazzino, intensifica ancora di più il ritmo rispetto alla ripresa precedente. Prova adesso anche col montante sinistro Fazzino. All'angolo gli devono evidentemente aver suggerito di variare ulteriormente. Il sinistro di Fazzino doppia con il destro adesso. La replica di Malvitano, che poi lega l'avversario. Il break dell'arbitro. E il toro, il soprannome, il nome di battaglia, diciamo così, di Cristian Malvitano. Wonderboy invece quello di Jacopo Fazzino. Adesso è Malvitano con una bella serie che mette in difficoltà l'avversario. Alza le braccia. Jacopo Fazzino chiede scusa per aver colpito, quando aveva alzato il braccio, Cristian Malvitano. Contro tutto sommato assolutamente corretto. Prova Malvitano a far breccia nella guardia dell'avversario. Fazzino avvicina le corde, esce. Il montante destro di Fazzino. Prova con il montante sinistro, un'azione fiaccante. Malvitano replica, c'è qualche scaramuccia fra i due. Tutto nei limiti del regolamento, però, con Volpin vigile lì. Il sinistro pesante di Jacopo Fazzino. E il toro prova a replicare, ma poi deve incassare un gancio destro di Fazzino. Non si risparmiano. Combattimento intensissimo, anche particolarmente duro in questo frangente. Siamo alla terza ripresa, il programma ne prevede 8. Due volte con il destro Fazzino, poi ha provato il colpo conclusivo con un gancio sinistro largo che è andato a vuoto il pugile romano. Avrà cotto, fa un lavoro un po'. È finito,
all'angolo di Malvitano Mario Massai, maestro di pugili del calibro dei fratelli Branco, di Emiliano Marsili, di Pasquale il Puma, di Silvio. Il destro di Malvitano prova il bersaglio grosso, subisce poi il destro da parte di Fazzino e il pugile di Larispoli con intelligenza ha chiuso in un abbraccio l'avversario nel momento in cui il gong segnava la fine di questa terza ripresa. È la quarta ripresa. Saluto sportivo fra i due che nell'ultimo frangente della ripresa precedente si erano un po' presi nell'intenso finale. Sta insistendo con i montanti e il destro pesante di Jacopo Fazzino è andato a bersaglio, si è visto nettamente. Esultano i sostenitori di Wonder Boy. Prova a replicare adesso Cristian Malvitano. Colpi di disturbo di Fazzino al volto e al bersaglio grosso. Gancio sinistro per due volte di Malvitano, che poi prova con un diretto destro a dare continuità alla sua azione. È tutta rabbia questo gancio sinistro che è andato a vuoto del pugile di Ladispoli. Adesso un po' di mestiere. Sono due pugili giovanissimi comunque. Jacopo Fazzino 27 anni, Cristian Malvitano 24. Sono cresciuti le palestre della Belushi Box Malvitano e della Silicella Box invece Jacopo Fazzino. Il montante destro di Malvitano che non va a bersaglio, si comincia a sentire un po' la stanchezza dopo queste riprese così intense. Il destro di Fazzino adesso sembra aver preso le misure dell'avversario in questo frangente. Cristian Malvitano, che era stato in difficoltà nei frangenti precedenti, il destro secco di Fazzino, ancora il pugile romano. Malvitano si muove bene con il tronco, applaudita questa sua fase difensiva dai suoi sostenitori. Ancora gancio sinistro e montante destro da parte di Jacopo Fazzino all'angolo. L'arbitro gli dice di tenere la testa alta, destro sotto e sinistro sopra da parte di Malvitano. Ancora al bersaglio grosso il pugile di Ladispoli, si difende Fazzino, allunga il sinistro e cerca di disturbare. C'è stato forse un contatto con la testa involontario in questo corpo a corpo. Il sinistro, gancio destro a vuoto da parte di Fazzino, che poi con un bel gioco di gambe si allontana dall'avversario per evitare di diventare suo bersaglio. Prova con il destro sotto il pugile romano, ancora un gancio sinistro a bersaglio e poi ancora il destro per Fazzino. Chiude la guardia Malvitano e prova ad attaccare lui con una combinazione, poi lega il break di Volpini. Il destro di Fazzino che chiude questa ripresa con questo colpo, invitando i suoi sostenitori ad aumentare il tifo nei suoi confronti. È la quinta ripresa. Siamo al quinto round. Fazzino parte subito in attacco. A vuoto con questo destro largo Fazzino. Calmo, calmo, fra. Colpi al bersaglio grosso da parte del pugile romano. Malvitano lega, è in difficoltà. Guarda che sarà la sinistra e destro, sinistra e destro, va. Avrà, non te vai, chiude. Adesso la reazione del pugile di Ladispoli, che lega per cercare di non diventare bersaglio. È la seconda volta, l'arbitro lo richiama e gli infligge un richiamo. Nonostante sia più giovane di 3 anni, ha dimostrato grande mestiere però Cristian Malvitano nel frangente precedente ed in questo. Evidentemente era in leggera difficoltà e quindi ha legato in maniera oltre il regolamento l'avversario.
Il destro di Fazzino pesante. Malvitano replica con due colpi al bersaglio grosso. Non va a segno però. Lega. Ancora adesso il montante destro di Fazzino che è andato a bersaglio. Ancora l'azione combinata di Fazzino, montante e gancio sinistro. Lega Malvitano. Alza il braccio Fazzino per richiamare l'attenzione dell'arbitro che chiama immediatamente il break. L'azione al bersaglio grosso adesso di Cristian Malvitano, che deve prendere l'iniziativa per frenare la foga offensiva di Jacopo Fazzino. Ha abbassato troppo la testa in questo frangente offensivo. Il montante e adesso il destro di Fazzino. Si muove bene col tronco e con le gambe il pugile romano, poi a distanza ravvicinata prova con il montante. La replica di Malvitano non si lascia attendere. Guarda negli occhi l'avversario, piazza adesso un gancio sinistro. Chiude la guardia Malvitano ancora però, chiude la guardia Fazzino ancora una volta Malvitano però, che cintura l'avversario. Il sinistro di Fazzino, Malvitano lo incalza, lo costringe alle corde. Ancora il break da parte di Volpini. Il sinistro di Malvitano. Ancora uno scambio di colpi con Malvitano che cerca di attaccare. L'arbitro dice a Fazzino di tenere la testa alta. Finisce anche questa quinta ripresa. Sesto round per Malvitano e Fazzino. Il destro di Jacopo Fazzino lo ha sentito Malvitano. Attenzione, ha fatto male. Prova adesso con il montante, lega con intelligenza Malvitano per cercare di recuperare un'occhiata all'angolo dove Mario Massai gli sarà senz'altro dispensando dei consigli per affrontare questo momento. Chiama ancora l'intervento dell'arbitro perché Malvitano sostiene di essere stato colpito alla nuca. Si inizia a sentire un po' la stanchezza. Il sinistro di Malvitano schiva bene col tronco Fazzino, che poi allarga le braccia all'indirizzo dell'arbitro. Entrambi chiedono l'intervento di Volpin, ma ancora Malvitano. Fazzino. Azione di Fazzino, la replica di Malvitano, il sinistro sotto di Fazzino che poi prova col sinistro al bersaglio grosso, piazza un gancio destro a distanza ravvicinata al volto. Il sinistro sotto di Malvitano, di Fazzino, ancora un sinistro di Fazzino. Malvitano sta accusando al volto, ha aperto un paio di volte la difesa nella quale si è insinuato Fazzino, ancora una volta con un sinistro pesante il pugile romano. Rimane lucido però Malvitano, prova a spostarsi sul tronco, chiude la guardia, lega ancora. Jacopo, Jacopo, dicono i sostenitori di Fazzino. L'azione di Malvitano. Due volte col sinistro Fazzino. Malvitano schiva bene, adesso incorre però in un destro dell'avversario. Va a vuoto Fazzino, gli gira intorno Malvitano. Il sinistro per due volte sul volto di Malvitano. Ancora Malvitano, chiude la guardia Fazzino. È lì vicino all'angolo, Volpin vigile su quello che accade, esce dall'angolo Fazzino, riconquista il centro del quadrato, prova con un 1-2 con dei colpi dritti. Il destro di Fazzino, ma quando Malvitano stava ascoltando un richiamo verbale dell'arbitro,
l'1-2 di Fazzino, abbassa la testa Malvitano e poi abbassa la testa anche Fazzino. Finisce anche questa ripresa. È la settima ripresa. Ed inizia la settima ripresa. Cristian adesso alzano il loro grido i tifosi di Malvitano, a cui rispondono prontamente i sostenitori di Fazzino con un sonante Jacopo. Intanto il combattimento va avanti. Gancio sinistro di Fazzino, diretto sinistro adesso, jab sinistro di Fazzino. Malvitano invitato a tenere la testa alta, prova con due colpi al bersaglio grosso il pugile di Ladispoli. Il record di Malvitano è di 4 vittorie e 4 sconfitte. Scusate, il record di Fazzino è di 4 vittorie e 4 sconfitte. Per Malvitano invece fino ad oggi 8 successi e 2 battute di arresto. Nel record quindi di Fazzino oggi ci sarà un mutamento in favore o della vittoria o della sconfitta, mentre Malvitano metterà il sigillo al suo 11° combattimento da professionista. Fazzino insiste nella sua azione. Il destro di Fazzino è andato nettamente a bersaglio, ha trovato la corsia destra libera nella guardia di Malvitano. Per nulla domo il pugile di Ladispoli, però avanza con grande determinazione, poi cerca di legare per interrompere il ritmo al combattimento dell'avversario. Ancora un colpo per Fazzino che ha messo in dura difficoltà Malvitano, il quale ha piegato le ginocchia, poi si è appoggiato alle corde e si è rimesso immediatamente in piedi. L'azione di Malvitano adesso, 3 colpi e poi si ferma. Fazzino invita i suoi sostenitori a stargli accanto con l'incitamento. Ancora Malvitano, colpo dietro la nuca. Nella foga offensiva il sinistro di Fazzino intanto. Sinistro sotto da parte di Malvitano. Volpino interviene a separare ancora i due. Ultimi secondi di questa settima ripresa, il sinistro di Fazzino che mette al tappeto Malvitano, il quale prontamente si rialza per dimostrare all'arbitro che lo sta contando di essere assolutamente vigile. E finisce la settima ripresa. E siamo all'ottava ed ultima ripresa per Jacopo Fazzino e Cristian Malvitano. Saluto ed abbraccio sportivo fra i due, salutato da entrambe le tifoserie. Fazzino comincia subito con un destro questa ultima ripresa, ancora un colpo d'attacco per il pugile romano. Malvitano è lì, replica, gancio sinistro, ancora un destro che è accusato da Malvitano, il quale ricorre ancora una volta al clinch per interrompere l'azione offensiva dell'avversario. Il sinistro efficace ancora una volta di Jacopo Fazzino, il sinistro ancora di Fazzino. Malvitano fisicamente invitato da Volpino, avete visto, con una strattonata a staccarsi dall'avversario. Lega adesso il pugile di Ladispoli. Prova con il montante sinistro Fazzino. Malvitano è ricorso ancora una volta al clinch. Spezza il ritmo adesso Malvitano legando l'avversario. Il sinistro del pugile della Dispoli che prova ad attaccare.
Volpino è lì che li guarda. Dai, va, dai, io. E parte un altro richiamo per Malvitano, sempre per aver portato a sé l'avversario. È il secondo del combattimento per il pugile di Ladispoli. Carica il destro Malvitano, cerca di farsi largo con il sinistro, ancora l'intervento di Volpin. Il destro di Malvitano adesso, ancora un break da parte dell'arbitro. Fazzino con il destro corto, il gancio destro del pugile romano va vuoto poi con il successivo colpo. Fazzino lega ancora Malvitano. Fazzino prova con il destro e col sinistro sotto. Destro e sinistro di Malvitano. Energie del pugile di Ladispoli a supportare la sua azione offensiva. Fazzino prova a caricare un colpo dalla postura, poi si è fermato su questo sinistro corto. Ultimi 10 secondi del combattimento. Fazzino regala qualcosa alla scena con questo gioco di gambe, poi chiude la guardia, prova a scaricare un ultimo colpo, non c'è tempo, finisce il combattimento. Applausi. Ed è la fine dell'incontro. E adesso aspettiamo quello che sarà il verdetto. Era l'ultimo incontro della serata, il nono di questi match organizzati dalla New Box Ostia, che ha organizzato questo primo Memorial Emiliano De Tillo, che ha registrato anche un toccante momento nel momento in cui la famiglia di Emiliano è stata convocata sul ring per ricevere abbracci, riconoscimenti e per vedere anche un filmato che ricordava questa persona molto umana, uno sportivo stroncato da un male incurabile dopo una lunga lotta qualche settimana fa. L'incontro professionistico ha concluso questo Memorial. La serata è stata animata anche da 8 match dilettantistici, 4 dei quali vedevano il confronto Lazio-Abruzzo, che si è concluso in maniera netta con il punteggio di 4-0 per la formazione laziale. Tra i match che hanno determinato questo risultato vanno ricordati anche quelli dei 3 portacolori della New Box Ostia, che sono stati Tommaso Niscola. In attesa di decretare il vincitore dell'incontro, vorrei chiamare Emanuele sul ring Brancaccio. Emiliano Rotondi con i premi per i 2 pugili. E ci sono adesso dei riconoscimenti per i 2 pugili. E vorrei che tutto il pubblico tributasse e Tommaso Masello un grande applauso a 2 ragazzi che non si sono risparmiati questa sera. Hanno onorato il ring, hanno onorato Niscola ed Emanuele Brancaccio, il primo Memorial Emiliano alla formazione laziale, con un incontro adesso intenso dalla prima all'ultima ripresa per questo epilogo. Bravi. Di serata che state vedendo con le immagini di Pascal Simioli. Tutto è pronto con siamo al verdetto che vince con questo incontro ai punti. Valerio la manda il braccio a uno dei 2 pugili e in particolare a Jacopo Fazzino, che vince quindi questo incontro portando a 5 il bottino delle sue vittorie in carriera da professionista e lasciando ferme a 4 le sconfitte. Per Cristian Malvitano invece, terza sconfitta in carriera contro le sue 8 affermazioni. Grazie ancora a Pascal Simioli per le immagini da Ostia Antica per Canale 10, Alberto Dabin.